Ragazzi, ci siamo? Vediamo se ci siamo. Vediamo se ci siamo. 4-1 per Sinner, intanto. 4-1 per Sinner, intanto. Meraviglioso è Yannick, sinora. Meraviglioso, E grande punto, ancora vinto da Sinner. Ma che partita sta giocando Sinner? Cioè, sta giocando con un giocatore avanti rispetto a lui. 250 posizioni ATP, eppure ragazzi lo sta demolendo in questo secondo set. Che personalità questo ragazzo, che potrebbe veramente essere un predestinato. 0-30. Zero 40, intanto arrivano tre break point in favore di Jannik Sinner. Ed eccolo qua il break, eccolo qua il break a zero di Jannik Sinner, che vola 5-1 in questa seconda parziale. Stratosferico Sinner. Fantastico, fantastico Jannik Sinner. Salutiamo intanto John il pescivendolo. Che partita che sta giocando Sinner, ragazzi. Avanti 7-6-5-1. Il giocatore 17enne italiano. Veramente una personalità da invidiare, l'autoatesino che si allena con Andreas Seppi. E arriva anche un ace. Facendo veramente qualcosa di eccezionale, Yannick. Stavolta il recupero di Midler si ferma in rete dopo il grandissimo dritto di Sinner inside out. 30-0 quindi. Ora si entra nello scambio. E il rovescio lungo linea di Sinner. Sono tre match point per la favola. Per raccogliere altri 3 punti ATP dopo i 7 raccolti l'anno scorso. E per diventare praticamente il numero 2 del ranking mondiale under 18. Ma del ranking mondiale vero, cioè quelli con punti ATP e non il ranking juniores. Non va alla prima.
Sbaglia qua Sinner, 40-15. Ancora prima. Ah no, mi sa che gli è andata. Vediamo. E chiude Sinner con l'ace 7-6, 6-1, un trionfo quello di Jannik Sinner nel Challenger di Bergamo. Batte il numero 250 del mondo Lucas Miller 7-6-6-1, il 17enne italiano, l'alto atesina dopo la semifinale Futures che ha ottenuto la scorsa settimana ad Aktobe. Arriva anche la finale, la vittoria al primo turno del Challenger di Bergamo. Veramente qualcosa di eccezionale, ragazzi. Qualcosa di eccezionale ha fatto ancora una volta Jannik Sinner, che ci sta veramente sorprendendo sempre di più. Fantastico. Fantastico veramente Jannik Sinner. Ma io non direi che se l'è venduta, sinceramente. Le grandissime potenzialità e già appunto a livello challenger se la può giocare con tanti. Se volete, ragazzi, si può passare alla partita di Ocleppo, che sta giocando sul centrale contro il giocatore francese Lamasine. Ha perso il primo set. Sinner è un giovane altoatesino italiano, classe 2001, adesso è il numero 550 del mondo, ha ottenuto una semifinale Futures l'anno scorso e appunto ha piazzato la seconda vittoria da professionista proprio in questo Challenger, dopo la vittoria dell'anno scorso nel Challenger di Ortisei. Ha battuto praticamente un giocatore che ha una classifica di 300 posizioni migliore della sua, perché praticamente l'austriaco è il numero 250 del mondo. Non so di preciso che numero è, ma più o meno si dovrebbe aggirare proprio intorno a quella classifica. E Jannik Sinner invece è il numero 550, però comunque ha già fatto vedere qualcosa di incoraggiante a livello Futures. Musetti dovrebbe giocare non prima delle 20, quindi più o meno, però siccome il programma sul campo centrale è in ritardo, Sinner dovrebbe giocare stasera entro le 21:30-22 live su Live Tennis. Comunque, ragazzi, Sinner è un grandissimo prospetto. Sì, Midler è il numero 277 del mondo, come vedete, e Sinner è il numero 546. Ma andando a vedere, a consultare il ranking live, a questo punto, quindi, Sinner scalerà il ranking la prossima settimana. Però è davvero un grandissimo prospetto. Potrebbe essere, secondo me, addirittura meglio di Lorenzo Musetti, perché è un giocatore completo, è un giocatore solido, che sbaglia poco. Ma diciamo, Sinner ha un buonissimo servizio, come dimostrano gli 8 ace di oggi, ragazzi. Per un giocatore che ha giocato 3 o 4 partite a livello challenger, fare 8 ace comunque con un top 300 è tanta roba. Poi il rovescio ce l'ha solido, forse il dritto non è particolarmente perforante, però ragazzi, questo è un giocatore che tatticamente è già tanta roba, e quindi nei prossimi anni potrebbe, secondo me, migliorare parecchio e potrebbe davvero rappresentare comunque anche un futuro per il tennis italiano. Allora, vediamo. La prossima settimana Jannik Sinner, grazie a questa vittoria, andrà proprio a best ranking, numero 516 del ranking mondiale. Quindi, insomma, tanta tanta roba. Comunque, io ti invito a seguirlo. Io cercherò in questa stagione di fare proprio video anche di Sinner e altoatesino. È altoatesino. Si allena insieme ad Andreas Seppi. È nato in Val Gardena.
Comunque, appunto, Sinner volerà al numero 516 del mondo. Io stavo dicendo, sul mio canale voglio portare anche video proprio seguendo i nostri giovani maggiori, cioè soprattutto il 2001 Sinner e Zeppieri e il 2002 Musetti, che sono comunque i nostri talenti che per il futuro ci potrebbero comunque rappresentare una grande svolta a livello tennistico. E quindi insomma cercherò di portarli anche con i post partita sul mio canale proprio per far saltare all'attenzione i loro risultati. Non so se ce la faccio stasera a fare la live su Musetti, sinceramente. L'ho fatta a quest'ora apposta perché stasera non so se ce la facevo e vi volevo comunque portare in risalto questo risultato. Salutiamo intanto Sport Tuberita che ci ha raggiunto anche lui. Allora, ragazzi, allora sta giocando Kleppo sul centrale di Bergamo. Comunque sarà un challenger divertentissimo questa settimana, perché praticamente su 48 partecipanti un terzo sono italiani, cioè 16. Quindi sarà veramente da divertirsi. Oggi ha vinto anche Marcora, tra l'altro, il lombardo, che ha rifilato un 6-0-6-3 a Grigelis. Ha perso invece Lian Caruana, non demeritando, io l'ho vista prima uno spezzone di partita, soprattutto nel primo set. Comunque ha messo in difficoltà Kolar, che è un avversario di valore, numero 222 del mondo. Comunque un Caruana, anche lui, che ha fatto di notare qualche segno di crescita. Ha perso invece Matteo Viola e nel turno di qualificazione invece è uscito sconfitto il giovanissimo Federico Arnaboldi contro il più esperto Riccardo Bonadio. Kolar è giocatore da Challenger, non è male, infatti, non è male assolutamente, non è per niente male. Allora, mettiamo la telecamera qua, così sta fissa, se no, ragazzi, vi prendo un po' il mal di mare. Comunque, appunto, non so se conoscevate Sinner, ragazzi. Alzi la mano che conosceva Sinner. Io lo seguo praticamente da un annetto, da quando. E io lo ammiro molto, Sinner, anche perché, a differenza dei tanti giovani italiani, ha abbandonato sin da subito la carriera juniores. Infatti, praticamente non ha una classifica junior. Proprio per addentrarsi nei tornei pro, e quindi gioca Futures dall'anno scorso, quando aveva 16 anni, gioca Futures più o meno dall'anno scorso, inizio febbraio, fine febbraio. E ha cominciato a giocare dei Futures, ha raggiunto una finale l'anno scorso ad agosto, ha ricevuto le prime wild card challenger l'anno scorso, quest'anno ha cominciato l'annata comunque con una semifinale appunto la scorsa settimana in Kazakistan nel Futures, e questa semifinale e questa settimana ha usufruito proprio della wild card qua a Bergamo. E ne ha usufruito veramente bene, perché battendo comunque un numero 275 del mondo, adesso vola al secondo turno, dove affronterà, ragazzi, adesso andiamo a vedere anche chi affronta, perché ho un vuoto di memoria, evidentemente non mi posso ricordare tutto il tabellone a memoria di Bergamo. Comunque arriverà ad affrontare Sinner al secondo turno, ragazzi, affronterà. Allora, ragazzi, allora, vediamo. Sicuramente una testa di serie. E quindi dov'è? Travaglia, allora. Affronterà Salvatore Caruso in un derby italiano al secondo turno, quindi sarà molto interessante anche vederlo all'Opera contro Caruso. Tra poco c'è anche Giulio Zeppieri, in campo contro Galovic. Sarà una bella prova per Giulio Zeppieri, semifinalista agli Australian Open Junior, oltre che semifinalista l'anno scorso nel Futures di Gaeta. Anche lui ha un po' di esperienza a livello Futures, quindi gioca la prima partita in assoluto a livello Challenger, come tra l'altro l'amico Musetti.
E contro Galovic non sarà facile. Galovic l'anno scorso, ragazzi, per farvi un nome, ha battuto nelle qualificazioni di Wimbledon, no, nelle qualificazioni di Roland Garros, scusate, un certo Simone Bolelli. Quindi, insomma, non è l'ultimo arrivato. Galovic, che tra l'altro è di origini italiane e rappresentava l'Italia nel 2013, fino al 2013, poi ha cominciato a rappresentare la Croazia. Per Zeppieri Galovic può rappresentare un'esperienza importante. Il croato è forte, forte, assolutamente, soprattutto a questi livelli è veramente forte. Il croato assolutamente può rappresentare una buona esperienza. Però secondo me Zeppieri ci stupirà perché comunque gioca un tennis molto molto solido e anche una buona tenuta mentale. Quindi chissà che Giulio Zeppieri stasera... non, comunque non, almeno secondo me se la giocherà sicuramente alla pari con il suo avversario. Forse non ci scapperà l'exploit, però secondo me alla pari se la giocherà. Stasera Fognini con Ogier, e ragazzi, stasera senza se e senza ma Fognini la deve vincere la partita, proprio senza se e senza ma. Non ha veramente alibi stasera Fognini che tenga, assolutamente la deve portare a casa. Fatemi pure altre domande, ragazzi, eh. Scusate le notifiche che mi arrivano, però non ne posso levare tutte. Allora, vediamo la situazione sul centrale con Ocleppo che è 4 pari nel secondo parziale contro la Masin. Poi appunto stasera, più o meno verso le 9, 9 e mezzo ci sarà appunto... non lo fa Rio? Davvero? Non lo sapevo sinceramente sta qua. Non fa Rio quindi? Perché? Ma ancora sinceramente non mi è arrivata nessuna notifica, perché mi dovrebbe arrivare la notifica della partita rinviata. Però qua ragazzi... Ancora non mi è arrivata. Dov'è la fonte qual è? Dove l'hai letto? Ah, ok. Sì, giocherà con Bedene, infatti, Cecchinato. Ha un tabellone abbastanza agile fino alla semifinale, a parte proprio il primo turno che potrebbe rappresentare l'insidia maggiore. E poi per arrivare proprio in semifinale con Dominic Thiem. Però alla fine ha un tabellone che a parte il primo turno non presenta insidie incredibili. Pensano ad una doppietta del Czech, ragazzi. Questo sarà un torneo molto importante sia per Cecchinato sia per Fabio Fognini. Perché comunque Cecchinato potrebbe davvero, secondo me, almeno arrivare in semifinale. E questo è un torneo che dà anche parecchi punti. Perché è un 500 e non ha un livello altissimo. Perché alla fine più o meno ha il livello della scorsa settimana della scorsa settimana a Buenos Aires, perché praticamente c'è soltanto un top 10, ossia Dominic Thiem e la testa di serie numero 2, la testa di serie numero 3 sono proprio Fognini e Cecchinato, come proprio la scorsa settimana. Quindi, secondo me, Fognini può arrivare in finale e Cecchinato può arrivare sicuramente in semifinale. Quindi, assolutamente no, i nostri potrebbero prendere punti fondamentali. Poi con Cecchinato i pronostici possono anche valere, con Fognini chiaramente no, perché Fognini è pronto a smentirci puntualmente. Io non faccio le schedine, Babs Pops, se si legge così, o Babs Pops, no, non faccio le schedine, faccio semplicemente pronostici senza soldi. Sarebbe veramente bene una doppietta del check. Non so se è realizzabile, però sarebbe tanta roba. Fatemi domande pure, ragazzi. Non vi vergognate, fatevi avanti. Allora, intanto andiamo a vedere i risultati.
Perché a Marsiglia c'è stata una vittoria a parecchio al ritiro di Wozniacki a Dubai. Ma comunque, ragazzi, io ho 15 anni e mezzo. Comunque, ragazzi, veramente questi ritiri stravolgono i tabelloni e li falsificano in tutto e per tutto. Cioè, anche la scorsa settimana a Doha, troppi ritiri. Cioè, si stravolge un tabellone così. Cioè, non va veramente bene, secondo me, cancellarsi al torneo iniziato. Secondo me è veramente è veramente scorretto, perché poi vai completamente a falsificare tutti i tabelloni. Berrettini può arrivare al livello di Cech e Fognini. Allora, chiaramente ora no. In futuro secondo me li potrebbe anche superare Berrettini, perché ha davvero delle grandi potenzialità. Berrettini secondo me arriverà in top 10. Poi opinione mia, però secondo me Berrettini ha le potenzialità anche per arrivare in top 10 e magari fare anche exploit a livello Masters 1000 sul cemento o Slam. Magico anno 2003, eh già. Perché magico anno 2003? Questo me lo devi spiegare, Emiliano Sacchi. Io sono un 2003, sì. Allora, il programma. Questa è una partita interessante per dire, a Rio de Janeiro. Cecchinato, secondo sé, dopo cosa? Mi sa che gli si è interrotto a metà il commento ad Angelo Caggia. Ah, davvero? Oh, ah, non sapevo sinceramente che Emiliano Sacchi fosse un 2003. Quindi magico anno, assolutamente. Ho visto che ha vinto la giovane Potapova a Budapest, perché ho visto il tie-break apposta, perché ho partecipato come tutte le settimane al gioco dei pronostici e pronostico praticamente sul live tennis, pronostico tutti i tornei a livello ATP, WTA e Challenger. E quindi avevo puntato la Potapova proprio a Budapest. E quindi ho detto, andiamo a vedere questo terzo set e tifiamo Potapova. E per fortuna ha vinto. Cecchinato del Roland Garros scenderà in classifica secondo te? Ma è inevitabile che un pochino scenda, però secondo me potrebbe già compensare, già questi 250 punti che ha preso appunto a Buenos Aires la scorsa settimana l'aiuteranno a compensare, però secondo me non scenderà tanto in classifica, a dire il vero. Perché è un Cecchinato che, se otterrà risultati di rilievo nei Masters 1000 europei, sto parlando di Roma, Monte Carlo e Madrid, a quel punto la sua classifica potrebbe assumere dimensioni importanti. Poi, se arrivasse anche un progresso sul cemento, a quel punto parleremmo di un Cecchinato versione top 10. Secondo voi, ragazzi? Però secondo me se veramente un Cecchinato che gioca da top 5 su terra o comunque top 10 e se migliorasse davvero anche su cemento, a quel punto parleremmo davvero di un Cecchinato che potrebbe entrare nei primi 10. Già la prossima settimana, ragazzi, vi do davvero una notizia che forse sbigotterà qualcuno, o se si dice così. Cecchinato, se la prossima, se, con de, comunque determinate combinazioni, magari se Fognini anche non vinci, non arrivasse, mi pare, ai quarti di finale, e se Cecchinato comunque arrivasse più avanti di Fognini a Rio de Janeiro, Cecchinato diventerebbe il numero uno italiano superando Fognini della prossima settimana, a dimostrazione proprio della metamorfosi incredibile avuta da Cecchinato nell'ultimo anno. Perché già dalla prossima settimana il tennista siciliano potrebbe diventare numero uno italiano, superando proprio Fognini e issandosi al numero 16 del mondo.
Musetti potrà essere il nuovo Federer? Bella domanda, bella domanda. Diciamo che è un po' presto per rispondere, però sicuramente Musetti ha delle grandi potenzialità e se la cavicchia su tutte le superfici, ha davvero una tecnica sopraffina, ha una grandissima scelta anche a livello tattico perché ha tantissimi colpi nel repertorio. È chiaro che ancora è troppo presto per dirlo, però sicuramente Musetti ha delle grandi potenzialità e potrebbe avere anche una mentalità da vincente, perché ragazzi, cioè nell'intervista comunque alla fine, dopo aver vinto gli Australian Open Junior, ha detto: "Sono molto contento per questo primo slam", segno che Musetti comunque abbia intenzione di vincerne altri. Quindi chissà, Musetti sicuramente potrebbe avere un buon futuro e ha delle grandi potenzialità. È chiaro che ragazzi di Federer ne nasce uno ogni 20 anni. Se fosse nato Federer, cioè se il nuovo Federer proprio sia Musetti, sarebbe veramente fantastico per il tennis italiano perché avrebbe trovato un fuoriclasse mai avuto dal nostro tennis. Cioè che un fuoriclasse da grande slam, un fuoriclasse che comunque ti garantisce diverse vittorie. Dove può arrivare a Bergamo Musetti? È già tanto che vinca stasera, ragazzi. È già tanto vinca stasera perché trova un avversario che a livello challenger comunque ha già un po' di esperienza e al secondo turno troverà comunque un Quincy più maturo. Troverebbe Quincy se passasse proprio al primo turno. Berrettini a chi ti sembra più simile? Dipende chi intendi. In top 100, diciamo, un giocatore simile a Berrettini potrebbe essere uno Steve Johnson, un Del Potro, cioè soprattutto che contano sull'asse servizio dritto, che comunque nel tennis di oggi è fondamentale. Sono stato al Foro Italico, sono stato l'anno scorso a vedere gli ottavi di finale. Ho preso il biglietto Next Gen Arena e ho visto Cilic Per, ho visto Edmund Zverev sul Pietrangeli, ho visto Del Potro Goffin con Del Potro che si ritirò, ho visto anche Carreño Busta contro Bedene e Kasatkina contro Svitolina. Sono stato l'anno scorso e ho intenzione di tornarci quest'anno, però purtroppo non credo di prendere il biglietto centrale perché ci darebbero veramente i posti in piccionaia, quindi mi pare inutile comunque prendere anche il biglietto sul centrale, nonostante ci giochino gli italiani e forse sia l'ultima annata di Federer, per quello mi interessava anche prendere il centrale, però se ti danno i posti lontani dal campo, insomma. E manco un italiano ho visto, sì, perché c'era soltanto Fognini agli ottavi di finale che giocava sul centrale contro Gojocic. E quindi io non avevo il biglietto per il centrale e quindi non ho visto gli italiani. Purtroppo potevo vedere sul Pietrangeli la numero uno del mondo femminile, cioè che era Simona Halep, che doveva giocare contro la Keys, e la Keys dette walkover e quindi purtroppo non quella partita non la vidi. Però la partita più bella che ho visto comunque è sicuramente Edmund Zverev, che fu veramente una grandissima partita, con Edmund che giocò molto bene e Zverev ancora meglio, veramente partita equilibratissima. Se non mi fate altre domande, ragazzi, chiudo la live perché tra poco devo andare perché devo finire i compiti. Emiliano Sacchi, anche tu vieni comunque da Firenze? A livello femminile, in questo momento, ragazzi, c'è un buco generazionale quasi incolmabile. Perché dopo la generazione super, che è stata comunque Errani, Schiavone, Vinci e Pennetta, adesso non c'è veramente il ricambio. Cioè, a parte la Giorgi, che comunque è una buona tennista, nulla di più, comunque anche lei che ha dei grossi limiti. Poi c'è la Errani che rientra dalla squalifica e poi ti ritrovi con la Trevisan, con la Chiesa e con la Paolini, che comunque sono delle tenniste abbastanza modeste, che non so neanche se hanno le potenzialità per entrare nelle prime 100, quindi insomma.
Davvero, per ora non si vede la luce in fondo al tunnel nel tennis femminile. Io gioco a Pontassieve, io sono di Pontassieve e gioco a tennis a Pontassieve. Ti alleni a San Marco Vecchio. Aspetta, conosci l'Apola Zeroni? Per caso, se ti alleni a San Marco Vecchio. No, no, io non sono agonistico. Non sono agonistico, non faccio tennis a livello agonistico. A Roland Garros dove arriveranno gli italiani? Bah, diciamo che ancora è un po' troppo presto per dirlo, però Fognini potrebbe magari arrivare come sempre più o meno agli ottavi di finale, magari facendo un exploit da quarti di finale, e Cecchinato, che secondo me su terra non è secondo a nessuno, a parte a Nadal, Thiem, forse Zverev, ma anche a livello slam forse Cecchinato è superiore anche a Zverev. Secondo me Cecchinato a Roland Garros parte secondo soltanto a Nadal, Thiem e Djokovic, a nient'altro. Quindi un Cecchinato che secondo me può ripetere anche la semifinale tranquillamente, perché attenzione, riconosciamo veramente le potenzialità di Cecchinato, perché su terra secondo me appunto è inferiore soltanto a questi tre, nei Masters 1000 a Zverev. Thiem non ha dimostrato granché in questo inizio di stagione, quindi insomma, secondo me Cecchinato potrebbe veramente arrivare lontano al prossimo Roland Garros. Salutiamo Emiliano Sacchi. A questo punto vi saluto a tutti, ragazzi. Grazie per essere stati in live con me. Il post partita di Fognini e di Musetti uscirà domattina. Domattina il post partita di Musetti, Zeppieri anche. Faccio il post partita anche di Zeppieri e di Fabio Fognini. A questo punto, arrivederci ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e a questo punto ci vediamo alla prossima live, ad un prossimo video e arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.